Bene, buongiorno cari non telespettatori, sempre Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisale del keeper di questo viaggio canale, Crash Bandicoot 4, It's About Time, quindi via. Allora, qui cosa abbiamo? La grande perigliosa. Le lande perigliose. 2084, oh. Siamo diventati tutti vecchi. Vabbè, via. Allora, che faticaccia. Completa il livello per sbloccare la prova a tempo. Guadagna 6 gemme per sbloccare la skin. E vabbè, cioè, questo ce l'ha già detto prima. Vediamo un po'. Quindi il livello si chiama Che faticaccia? Invitante come nome. Ci servono le altre maschere per chiudere i varchi? Esatto. Ora, mio fratello Akano è qui da qualche parte. Benvenuti al mio grande show! Testi, cercavate le vostre preziose maschere? Ah, ed ecco l'imbecille di cui parlavo. Tranquillo, tra noi c'è questa dinamica consolidata. Noi combattiamo, lui perde. Non questa volta. Vi ho procurato un esclusivo pass per poter assistere di persona al backstage della mia arma di percussione in massa. Non perdetevi lo spettacolo! Ho già sentita questa. Allora. Ok. Mica male. Che stronzo! Niente, da basso all'alto praticamente, vabbè. Ma porca miseria, l'ha fatto doppio. Ah, perché sono in due. Ecco com'è. Mamma mia. Le casse di nitro esplodono quando le tocchi, e questo lo so già. Ah, giusto, è vero. Ok, quindi qui il potere è finito. Di essere con quello stupido sorriso stampato sulla faccia.
Che cavolo, no, mi sto cominciando a confondere. E non si riesce a capire un cazzo! Troppe cose tutte insieme, ok, con calma, riproviamoci. Il robot chiacchierone, qua sto prendendo trofei, non so nemmeno perché. Allora, non è facile usare due comandi insieme in questo, cioè un po' te li incoglionisci. Schianto. E quella di su, come diavolo la prendo? Devo prenderla subito, porca miseria. Purtroppo non l'ho vista, l'ho vista alla fine. Colpisce per riempire linee tratteggiate, vabbè, questo lo sapevo già. Si riparte. Accidenti. Ho fatto proprio il contrario di quello che dovevo fare. Ma perché? Oh, ho rifatto un'altra volta lo stesso errore, poco non muoio. Sono anche abbastanza lunghi i livelli, eh. Qualcosa, mi serve un potere per salire là. Per forza, cioè non, così non ci riesco, non gliela faccio così. Mi serve per forza un potere. Porca miseria! Mamma mia, ha fatto una cosa che non avevo chiesto, per poco non muoio in una maniera orribile. Come gli stupidi proprio. Quindi questi sono alternati, lo fanno prima una volta e poi due volte. Ah no, è triangolo. Porca miseria! Che figura di merda! Questo... Ma i livelli sono lunghi, eh! Porca miseria se sono lunghi! Ecco, tipo là, no? No, accidenti, ho la gemma colorante. Dovevo saltarci da sopra. Troppo qua il frullino non funziona come al vecchio gioco. Per una volta che avevo trovato la gemma nascosta. Se un altro ho preso quella per non essere morto. Morto troppe volte, intendo.
Quindi immagino che quello sarà il boss di questa sessione. Crash compattatore, le lande perigliose. Comincio a sentirmi stanco. Nastro flashback trovato. Nastro flashback trovato. Ok, anche questo mi sembra di averlo visto negli ultimi trailer. Quando farò le prove a tempo mi sa tanto che piangerò sangue. Scusa, come cavolo hai fatto? Boh, cioè io non l'ho toccata, vabbè. La cosa che Aguaku gira intorno, io comunque l'avrei cambiata così dà un po' fastidio. Io l'avrei fatta come nei vecchi giochi che rimane ferma su un lato. Oh mamma mia, non me ne ero nemmeno accorto. L'ingresso allo spettacolo è gratuito. Il morbido prima finisce a pezzi! Quindi vuol dire che è qua che devo andare per prendere la cosa segreta? Segreta, c'è una scatola sola, non è che ci fosse granché. Comunque ce lo facciamo andare bene, sempre meglio che niente. Questa è una pedana colorata, quindi forse dipende dalla gemma rossa. Le queste scivolate quanto me rincoglioniscono. Scusa. Ma io sono scemo! Non so perché mi sono tradito. Cazzo. E cazzo un'altra volta. Vabbè, se però lo attacchi. Li mortacci sua. Mamma. Ah, bonus. Cioè, i livelli comunque sono veramente lunghi. Cioè, tutto sto tempo. E sono arrivato al bonus. E sono già morto tre volte, peraltro. Tre volte?
o 4, non mi ricordo. Lo sapevo che ci stava l'interruttore. Ora il problema è un altro, che non c'ho più la piattaforma per tornare indietro. Ormai è troppo lontano. Ah, mamma mia. Questo è un bel problema però. Lo sapevo io. Devo saltarci sopra, mi sa. Devo saltarci sopra. Non sotto, ma sopra. No, non ci passo. Vedi, però posso fare così, eh. Cioè, persino i bonus sono riusciti a farli complicati. Ho rifatto lo stesso errore di prima. Spero di faccia lo stesso. Perché 23? Perché 23? Lo sapevo io, guarda. Mi ci giocavo le scatole, guarda, in tutti i sensi, vabbè. Ho fatto una mimica, non volevo farla. No, lo vedi, però dipende dalle mele, non dalle scatole. Anche le scatole, ma anche le mele, perché sono quelle che salgono. Quante volte sono morto? Due, posso morire solo un'altra volta. Ah, ma sotto non c'è il vuoto. Non ci arrivo però, cioè mi serve un potere che prendo dopo, perché così non ci arrivo nemmeno, cioè né col doppio salto né in nessun altro modo. Porca miseria, chi l'aveva visto? Porco, do tutto da capo. Mi tocca rifare tutto da capo! Oh, non gliela faccio a fa sto livello.
Però devo dire che i salti non si sbagliano. Cioè, sono abbastanza fatti. Sono fatti molto bene. Ma porca miseria, sono morto alla fine, sono morto. Ho fatto poco schifo stavolta. Sono morto una volta in più pure per sfiga. Nastro flashback è trovato. Però ancora non mi ha spiegato che è sto nastro flashback comunque. Aia. Si torna agli anni 90, gioca Nasty Flashback, aiuta Crash e Coco a superare i malefici esperimenti di Neocortex. Vediamo un po'. Nasty Flashback. Soggetto numero 218, che è quello. Traguardo 90% tutte. Soggetto gioca livello, vediamo un po'. Mi sembra il laboratorio del Dottor Cortex del primo gioco. Dando un'occhiata così veloce. Registro dell'esperimento. Primo test sul soggetto. Questa infatti è la musica del dei laboratori di Crash Bandicoot 2. Sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Modificherò i prossimi test. Marca miseria. No, io la faccio. Lì come facevo, scusa? Andiamo bene! No, non dovevo lasciarmela! No, non c'è io. Embryo, lo straccio! Hello darkness, my old friend. Mamma mia, sto solo a metà. Arrivate a riportarci vostri. Ma porca miseria. Ho fatto la cazzata. Cazzarola. Come faccio lì? Come faccio? Se non bestemmio, guarda. Test completato! Ben fatto, soggetto!
Devo ammettere che è stato più difficile del previsto. Ce l'ho fatta di figuraccia. Guarda, se dovevo mettere sta cosa proprio dove... No, vedi, le vite non me le ha consumate, ma ha consumato il tempo. E se faccio selezione... Ah, ok, bronzo. Questo è un traguardo non a tempo, per le casse. Bronzo. Cioè, zaffiro, oro e platino. Ok. Allora, questo l'ho fatto prima, no? Sì, quindi mi rimane il in viaggio. Io comunque insisto nel dire che ci sono dei poteri che mi mancano da prendere, perché sennò non si spiega. Ok, credo di aver capito anche questo che livello è. Si dovrebbe essere visto nei trailer. Mamma che sonno. Lo show del secolo! Stasera alle 22, 3 metri sotto terra. Non ci arrivo? Così sì. Guarda che stronzi! Ci hanno messo quello col fuoco sulla testa. No, non ci sto, non posso mettere così all'inizio livello. Ricomincio livello. Ah, ecco, possiamo mettere direttamente a ricomincio livello senza che esco e rientro. Beh, è più comodo così. Indubbiamente. Indubbiamente. Caricamenti sono un po' lunghi, eh. Sta anche girando su una PlayStation 4 Pro. Vorrei riuscire perlomeno ad arrivare ad affrontare il primo boss, anche se sto morendo di sonno, non so da chi la faccio. Stasera alle 22, Le casse infuocate, queste le sapevo già. Nonostante la struttura dei livelli sia essenzialmente dritta, non dà fastidio. Porca miseria, un altro nostro flashback. Ogni volta che vedo sti cose mi via il sangue e il latte alle ginocchia mi viene. Gioco veramente infame, cioè porca miseria, cioè sono veramente impegnati a farlo stronzo e manco poco. Se che hai cingorpo, mm.
fatta di Mariachi? Non vedo un cavolo. Prima gemma. Vabbè. Meno male che ce l'avevo. Merda, e chi l'aveva visto? Ecco. Proprio quando la succede. Ma sono andato avanti? Non l'ho mica capita sta cosa, eh? No. La colpa mia, mi sono confuso. Mi hai distratto. Niente terribili. Porca miseria, sei... Cioè, porca miseria, sei un gioco difficile. Mamma mia! Vabbè. Basta, non voglio più vivere su questo pianeta. Cioè, che facevo lì però, porca puttana, eh? Ecco la gemma nascosta. Sto pezzo si è visto in un miliardo di trailer. Chi l'aveva visto? Sono proprio nascosti, cioè tu non, cioè se non lo sai non li vedi. Ma questo è un coglione.
Questo richiama i livelli dell'ira di Cortex dove stavi dentro la palla. L'atmosfera, mamma mia. Ah! Porca ebola. Ah! Aiuto! Ah. Beh, però è stato molto carino, bisogna ammetterlo. Beh, non è finita, mi sa. No. Non è finita manco per il cazzo. Aiuto! Che cazzo è successo? Ah, ecco che servivano quelle cose. Prendila. Aia! Wow! Mamma mia! Ho mancato 8 casse, non so nemmeno tante. Però sono morto 10 volte. Come ne merito pirla, guarda qua! 8 casse, vabbè, non ho fatto le cose segrete perché non. Ripeto, per me ci vuole un potere. E così come sto non ci arrivo.